Grazie, grazie. Abbiamo vinto ed è stata una bellissima vittoria. Larga, bella, unitaria. E adesso con questo spirito noi ci metteremo a lavorare per Roma, tutti insieme. Io voglio davvero ringraziare le romane e i romani innanzitutto per questo successo, per il loro voto, per la loro partecipazione. È stato davvero un risultato straordinario. Sembra che abbiamo aumentato i voti rispetto al primo turno di tantissimo, di più di 250.000 voti. Vorrei anche complimentarmi con i nostri presidenti di municipio che hanno vinto, bravi! Abbiamo vinto tutti i municipi dove siamo andati al ballottaggio, evviva! Dove siete? Fatevi vedere! Ecco Lorenzo! Ciao! Grandissimi. Grazie, fatemi ringraziare innanzitutto i volontari che hanno animato il nostro comitato, la nostra campagna elettorale. Non ci hanno lasciati mai soli, io sono sempre andato per le piazze, per le strade, per i mercati a fare i volantinaggi e c'erano sempre i nostri straordinari volontari, soprattutto giovani con un entusiasmo veramente che mi ha commosso e mi ha dato una grandissima carica. E poi naturalmente vedo qui tutte le bandiere della nostra coalizione, ringrazio tutte le forze che si sono unite, che hanno partecipato. Siamo riusciti a creare una larga unità del centrosinistra, politica e anche civica. Fatemi ringraziare tutti i candidati, le forze civiche che hanno scelto di unirsi a noi, di dare una mano. Perché noi abbiamo sempre detto che a Roma serviva un sindaco, una visione, un programma, ma anche unità e partecipazione. E queste saranno le chiavi non solo della nostra vittoria, ma del nostro modo di governare. Io naturalmente sento tutto il peso della responsabilità, è un onore essere il sindaco della città più bella del mondo. E ringrazio naturalmente anche tutti i sindaci di tante città europee che hanno voluto sostenermi, mandarmi i loro messaggi, venire anche a Roma come ha fatto Ada Colau, come tutti gli altri sindaci del centro-sinistra che mi hanno sostenuto. E naturalmente non dimentichiamoci che oggi è una grande giornata perché abbiamo vinto in tantissimi comuni. Dopo il bellissimo risultato al primo turno, adesso una grande vittoria in tutta Italia del centro-sinistra, che dimostra che con l'unità, con la serietà, con la determinazione, con la visione e con la concretezza si vince e si governa. E noi, ora che abbiamo vinto bene in questa città, noi lavoreremo non solo per amministrarla, ma per governarla e per cambiarla. E io davvero vorrei che questo entusiasmo, questa che c'è oggi in questo giorno di festa, che ce lo concediamo tutto, perché oggi si festeggia, perché ce lo meritiamo, perché abbiamo lavorato tantissimo. Questo giorno, questo entusiasmo di festa diventa una gioiosa voglia di fare bene in questa città, perché noi abbiamo preso degli impegni molto seri, molto ambiziosi,
con questa città e noi questi impegni li manterremo. Noi onoreremo la fiducia che ci è stata accordata e il programma che abbiamo elaborato insieme a tantissime persone, a tantissimi comitati, associazioni, a un mondo civico, sociale di questa città che deve essere coinvolto ed essere protagonista di una nuova stagione di cambiamento. Noi abbiamo detto insieme, abbiamo detto noi, e noi saremo fedeli a questa linea. E io so che non sarò mai da solo. E vi chiedo di non lasciarmi da solo, vi chiedo di partecipare con tutto l'impegno, con tutta la determinazione, con tutte le idee. Io sono molto fiducioso. Prima, quando ho parlato anche davanti ai giornalisti, ho detto che naturalmente è un impegno che fa tremare le vene ai polsi, ed è vero, ma io devo dire che sento molto di più della consapevolezza che pure ho di quanto sarà impegnativo, di quanto sarà faticoso, di quanto sarà spesso difficile rimettere le cose in moto di questa città. Io sento ancora di più una fiducia grandissima per le risorse e le potenzialità di questa città, che ha delle risorse straordinarie, che non è solo la città più bella del mondo, non è solo la città col patrimonio storico, artistico e naturalistico più bello del mondo, la città delle università, delle imprese, ma è una città dove c'è un tessuto sociale, civico, professionale, del lavoro, dell'impresa, delle professioni, che vuole e può partecipare a una nuova stagione di riscatto, e quindi unire, coinvolgere, anche responsabilizzare tutte le forze migliori di questa città per un grande patto di rinascita. Sarà il nostro impegno, il nostro assillo dal primo giorno. Così come sarà il nostro impegno e sarà il mio impegno ripulire questa città, curarla, farla funzionare meglio, ma anche cambiarla, anche farla crescere, anche farla creare lavoro, anche includere le persone, anche essere una città che ritrova un senso di comunità e di partecipazione, di solidarietà e di sostegno tra le persone. Io voglio dare a questa città un governo che starà insieme alle persone e con le persone, e alle persone chiediamo di partecipare a questa sfida, a questa ambizione, e noi lo vogliamo fare lavorando insieme, naturalmente col governo, con la regione. Fatemi ringraziare Nicola Zingaretti per il lavoro straordinario, per il sostegno che mi ha dato. Con i municipi, naturalmente, dai, venite, squadra, ci sono tutti? Daniele Torquati, che ha vinto anche il 15° municipio, il più difficile, gli mandiamo un abbraccio. Con questa squadra io so che si possono fare grandi cose. Occhio che, diciamola,
Più soldi ai municipi! Economia! Più soldi ai municipi! Se là non possono andare avanti! No, ma davvero pochi avrebbero pronosticato la vittoria dappertutto, in tutti i municipi. Io sono veramente contento perché, intanto perché sono bravissimi e dimostrano che abbiamo fatto bene a scegliere di fare le primarie, che sono state la prima tappa della vittoria. Le primarie, e ringrazio ancora, l'ho fatto anche da Piazza del Popolo, tutti gli altri candidati alle primarie. Vedo qui Luciani, sono, vedo Doppia Zevi, ne vedo tantissimi, sono sicuramente tutti qui, perché siamo stati avversari e un minuto dopo siamo stati fratelli e compagni di squadra, e questa unità ci ha reso fortissimi. Sono molto contento di vedere tutte le bandiere della coalizione, perché questa è stata una coalizione straordinaria. Li ringrazio tutti, naturalmente. E noi questa unità la coltiveremo, perché sarà la nostra forza. Uniti si vince, uniti si governa bene e si cambiano le cose. Io naturalmente ringrazio, lo faccio anche qui come l'ho fatto prima, mio avversario Enrico Michetti, che mi ha telefonato per congratularsi ed ha condotto una campagna civile. Noi abbiamo naturalmente contrastato con forza il centrodestra, con la forza delle nostre idee, e abbiamo vinto perché non siamo stati solo contro, ma siamo stati anche per un'altra idea di città. Ringrazio la sindaca Virginia Raggi, che ha governato con impegno, anche se noi naturalmente abbiamo criticato questa amministrazione. E ringrazio Carlo Calenda, che ha partecipato anche lui col suo impegno, con le sue idee, a questa competizione. Ringrazio tutti quanti mi hanno voluto sostenere, tante personalità, perché noi abbiamo vinto tenendo unito il nostro schieramento, abbiamo vinto anche col voto di tante romane e tanti romani che hanno fatto una scelta per la città e per una proposta credibile. Quindi noi sentiamo la responsabilità di un voto molto largo, di dover rappresentare tutti quelli che ci hanno votato e anche quelli che non ci hanno votato. E io sarò il sindaco di tutti, con grande rispetto e senso delle istituzioni. E anche noi vogliamo prendere un impegno rispetto a chi non ha votato, a chi ha deciso di non votare per sfiducia, per rassegnazione, per critica naturalmente, ma anche per distacco della politica dalle persone. Noi cercheremo di guardare sempre le cose dal punto di vista delle persone, e innanzitutto delle persone più deboli e più fragili. E proprio dove magari questa sfiducia e la rassegnazione ha portato meno persone a votare, anche se noi, voglio dirlo, abbiamo vinto in tutti i quartieri, in tutte le zone della città, noi lì dove c'è più sfiducia e rassegnazione e più problemi ci metteremo ancora più impegno e ancora più determinazione.
perché in questa città noi dobbiamo, e noi la nostra scommessa è stata che è possibile ed è anzi necessario, perché è l'unico modo per ottenere entrambi i risultati, dare una città che cresce, che attira gli investimenti, che investe sull'innovazione, che attira le imprese, ma anche una città che riduce le distanze e le diseguaglianze, che si batte per gli ultimi e per i più deboli, per chi non ha la casa, per chi non ha il lavoro, per chi non ce la fa arrivare alla fine del mese, per chi vive in quartieri dove non ci sono i servizi e dove ci si sente soli e abbandonati. E noi pensiamo che solo se si fanno entrambe le cose si cresce, si crea lavoro e si riducono le distanze e le diseguaglianze. E noi ci occuperemo anche di questo. Puliremo la città, faremo la manutenzione, la faremo funzionare, ma ci occuperemo anche di far tornare questa città a crescere e a creare lavoro e a curare le persone, a essere vicina alle persone, a partire dai più deboli. Noi lavoreremo perché questa città, quando ci sarà il giubileo, sarà rimessa a nuovo, sarà curata, sarà manutenuta, sarà pulita, sarà meglio collegata, ma noi ci impegneremo anche perché nell'anno del giubileo avremo affrontato il dramma delle persone povere, delle persone che hanno freddo d'inverno e che non hanno una casa. Perché le persone vengono prima di tutto. Io penso anche che questa vittoria ha anche un significato politico, naturalmente, significato politico che unire il centrosinistra è possibile e che si può vincere. Si vince a Roma e si può vincere anche quando ci sarà la sfida nazionale, perché questo paese non vuole e non deve tornare in mano a una destra che non crede all'Europa e che dice di essere, che è populista e non è popolare. E io penso che anche da questo punto di vista ringrazio Enrico Letta e anche tante persone che ci hanno aiutato a tenere una linea saggia e giusta. Ho visto qui Goffredo Bettini, che voglio ringraziare, e tanti altri che ci hanno consigliato, aiutato a tenere una strategia ambiziosa, aperta e unitaria. Io onorerò questa fiducia, questa unità, e dedicherò tutte le mie energie e tutto il mio impegno da domani a essere all'altezza di questo mandato. Vi chiedo di essere con me, saremo aperti e inclusivi e credo che insieme, tutti insieme possiamo aprire una nuova stagione per Roma. Questa città può rinascere, facciamola rinascere, mettiamocela tutta, facciamo rifiorire Roma. Roma lo merita, Roma lo può fare e io sono convinto che Roma sarà la sorpresa dei prossimi anni.